Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Bentornati, regà. Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi vi voglio fare una sorta di tutorial. Voglio spiegare come poter fare 5 milioni al giorno, ragazzi, con GTA. No glitch, ragazzi, perché voi non ci crederete, ma in realtà invece è possibile, ragazzi. Quindi al primo posto per far i milioni su GTA, io consiglio di preparare un caio perico, ragazzi, e cercare poi come obiettivo il diamante rosa, in tal modo che quando poi andrete a quittare il colpo vi darà sempre 1.800.000. Invece, ragazzi, come ben sapete, per chi ha la pantera che è riuscito a prenderla, ragazzi, la cifra sarà ben di 2.300.000 circa, ragazzi. Quindi io consiglio di preparare un caio perico e quittarlo con gli amici, ragazzi. Al secondo posto, ragazzi, per questa serie io metterei la base operativa, ragazzi, perché certi magari sono nuovi e non lo sanno, ma c'è il caso Bogdan, ragazzi, che si può fare benissimo come caio perico quittandolo. Quindi a quel punto, ragazzi, il colpo veramente facile, ci vogliono 9-10 minuti per chiudere questo colpo e guadagnerete 1.000.000 tondo, ragazzi. Ma sono anche molto divertenti tutte le missioni che stanno nella base operativa e gli altri due colpi restanti, ragazzi, perché comunque sia il gioco è molto grosso. Io vi consiglio di giocarvelo e di fare questi colpi anche per far soldi e di non fare solo glitch, ragazzi. Quindi se ci facciamo due conti, facendo questi due colpi ci saremmo passati, ragazzi, già un paio d'ore, e in un paio d'ore, in un'ora e mezza, ci saremmo già fatti circa 3 milioni sul nostro conto, raga. Quindi al terzo posto io metterei, ragazzi, questi colpi, perché si possono startare anche in solo, regà, e con il glitch tra virgolette che si è trovato, che alcuni colpi che noi startiamo potremo andare dentro il nostro garage e prendere quindi un veicolo armato tipo l'oppressor, sono veramente ma veramente semplici. Quindi sono corti, semplici, nel giro di un'ora, ragazzi, ci facciamo 3 o 4 colpi con gli amici, si preparano e anche lì avremo fatto un altro 1.000.000, 1.500.000, perché come potete vedere, se vi preparate la missione dell'oro, il colpo dell'oro, ragazzi, solo quella vi darà 300.000. basta che la fate in 3 e vi siete già fatti 1.000.000, ragazzi. Quindi a questo punto, come quarto posto, io passerei all'agenzia, regà, perché l'agenzia, come ben sapete, quest'anno ci ha regalato gioie e dolori. Allora, possiamo fare, per far qualcosa, per guadagnare qualcosa, le 3 missioni confidenziali, ragazzi, che vi ricordo che quando l'avete completate vi regalerà il bonus di 1.000.000. E ragazzi, sono semplici, potete farle da soli. Io vi consiglio anche di farle perché la storia è carina. Questo DLC è stato, tra virgolette, top per noi, perché sono usciti un paio di glitch molto carini, come ben sapete, la Popstar. E ragazzi, appunto, gli omicidi in linea servono anche per farci fare quei 4 spiccioli in più senza sbatterci più di tanto, perché sono missioni che possiamo startare tranquillamente con l'oppressor, e anche se non ci guadagniamo tanto, sono scorrevoli, regà, e se si fanno con gli amici scorre tutto velocemente. Quindi, regà, quinto e ultimo posto della mia top 5, secondo il mio punto di vista, ragazzi, io metto i colpi al casino. Perché metto i colpi al casino, ragazzi? Perché sono veramente troppe preparazioni, troppe o lunghe, ce n'è veramente tante, ci si vuole un botto per prepararlo, e poi bisogna impararsi il colpo veramente veramente bene, perché farlo non è così semplice, e poi è molto probabile perdere dei soldi nello scappare, nell'uscire, nel finire il colpo. L'unica cosa che consiglio è preparatevi sto colpo solo per prendervi, se volete, il completo della Backstar per il rebrito giallo e il completo della Nose, se volete il completo della Nose, ragazzi.
comunque a questo punto, una volta che ci siamo fatti tutti questi colpi, regà, avremo raggiunto circa 4 milioni e mezzo, 5 milioni, e ci siamo passati una giornata a giocare a GTA nel vero senso della parola, ragazzi. Ma c'è un ma. Io non posso non dirvi anche, ragazzi, di usare il bunker e il night. Perché, regà, anche se ci rompiamo il cazzo perché ci attaccano e quindi non riusciamo a vendere le merci, se vi mettete in un gruppetto di 3 persone, regà, 4, come ben sapete, per fare la vendita, alla fine avrete altri soldi, e parliamo di magari 1 milione del bunker e 2 milioni del night. Quindi la cifra, ragazzi, potrebbe arrivare intorno ai 6 milioni 7 milioni. Io spero che il mio video vi piaccia, ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento, condividete.